che la mia amica è venuta a trovarmi come ha fatto oggi, anche se ci ho pensato davvero tanto, non ho mai capito che cosa è successo. Beh, abbiamo voluto chiudere con questa domanda lasciata in sospeso, no? Della donna che dice non ha capito cos'era successo. Però abbiamo lasciato in sospeso invece un'altra domanda prima. Cosa c'è dietro questo apparente, a mio avviso, apparente così vuoto, incapacità forse di esprimere qualunque dolore? Ma almeno cosa ci hai visto tu? Io mi permetto così di dissentire su quello che dici, nel senso che io ci sento invece, mi è sembrato che fosse la misura, c'è una misura nell'esprimere il dolore. Non credo che sia stato uno spettacolo sul quale io ho puntato la carta della grande reticenza, del freddo. Mi sembra, anche dai filmati che ho visto anche negli attori ho visto una partecipazione al dolore molto forte. Se mi parli del testo invece di Jon Foss, cioè io ho pensato che c'è un esempio che mi faceva un mio amico una volta, diceva, era morto un mio carissimo amico e ho visto entrare due persone, la moglie che ha aperto la porta e ha fatto un grande gesto di disperazione ed era proprio disperato, tutti quanti eravamo un po' imbarazzati rispetto a questo grande dolore, anche se eravamo tristissimi per questo. Ma poi è arrivata una signora anziana, che era la madre, si è fatta largo in mezzo agli altri, dato che non gliel'avevano detto, semplicemente con occhi lucidi e con grande intensità diceva: "Ma quando è morto?" Faceva solo. E lì tutti hanno pianto, no? Io sono d'accordo, cioè con questo esempio, Sì. cioè, c'è un modo di esprimere il dolore che è un attimo prima della Sì, no, disperazione, che è quello che mi interessa raccontare. io ti parlo ovviamente come spettatore anche che ha vissuto Chiaro. lo spettacolo e che ha visto anche, o perlomeno ho avvertito, ma naturalmente tu sai benissimo che a quel punto le capacità, i livelli di lettura possono essere diversi, no? Penso possano essere anche tutti altrettanto validi. Al di là delle intenzioni poi di un autore o di un regista come in questo caso. Io ho avvertito anche molta frustrazione, un senso quasi di come un urlo interiore che non era invece espresso, che si teneva a bada, E che come si si. può. Cioè, è una storia terribile perché è una trappola, perché non si sa cosa è successo. Cioè, è un dolore infinito, ma che non ha il bene, sebbene si può chiamare, del funerale, del Sì, no, lutto, non è mai stato non si metabolizzato, sa. non è mai No, e infatti stato non è finito un mai. lutto mai Infatti è assimilato, una quindi. storia purgatoriale, non è una storia infernale questa. Cioè, non c'è l'inferno Certo. in questa tragedia, è una tragedia del purgatorio, cioè si espia qualcosa. La vecchia dice all'inizio: tra poco tutto sarà finito, quando morirò, questa incessante domanda: che cosa è successo e perché dentro di me si Senti, placherà? tu stai parlando mi piace moltissimo questa espressione che hai usato, cioè l'immagine del purgatorio, non dell'inferno, quindi comunque di una fase di attesa per una speranza che comunque c'è È rispetto a l'attesa sia invece. della speranza che della disperazione. Cioè, è a metà strada. Perché Loro nell'inferno invece c'è solamente la la certezza della disperazione. Eh sì. disperazione, appunto. Però ho letto che hai detto, se non sbaglio, anche nel programma di sala, comunque nelle note di regia, dicevi Dio c'è nei drammi di Jon Foss. Sì. E si manifesta vietando la felicità. Sì. Io credo che Jon Foss sia un autore molto spirituale. Non piace a tutti, io ho dovuto ancora un po' combattere anche a questo terzo episodio, perché a molti lo considerano invece un minimalista antipatico. A me non è per niente antipatico, non lo considero affatto minimalista. Credo che siano piccole storie, un piccolo linguaggio quello che lui adopera, ma racconta. Cioè, è tornato in scena con Jon Foss il destino, quindi Dio in qualche modo. È tornato in scena con Jon Foss. Abbiamo tolto di scena finalmente la società che ci ha tormentato per tanto tempo con Pinter e i pinteriani, ed è tornato Dio, ma non sotto forma di presenza cinica, siamo a Beckett, non so. Sì. È un Dio che ha di nuovo immesso sul palcoscenico la pietà per i destini degli uomini e per le grandi tragedie che hanno a che fare con la morte, ma è una morte che non ha spiegazione né psicologica né sociale. Accade, e quando accade siamo tutti perduti in qualche modo. È tornata la pietà. Cioè, Jon Foss ha molta pietà, anche se gli fa passare dei destini, cioè gli scrive per loro dei destini tristi. Ha una grande pietà, c'è uno strano sorriso.
È un dio quello di Jon Foss che si manifesta soprattutto quando viene di nuovo compiuto il peccato originale in qualche modo, cioè ci sono due persone che si amano oltre una misura possibile, decidono di fare una scommessa su di loro, su se stessi come coppia, che fa una concorrenza terribile all'assoluto, non siamo assoluti tanto quanto la vita e quanto il mondo, e compiono una sorta di peccato originale, cioè non si rendono conto che si sono dimenticati di un fatto, che l'Eden non c'è più, vogliono ricostruire un Eden, ricostruiscono un idillio, nei propositi passati delle coppie di Jon Foss e della sua idea ossessiva di amore, ci sono due persone che hanno scommesso sull'amore così tanto da credere possibile l'idillio, cioè io e te basta per sempre. Questo fa tornare a galla. Sì, il peccato originale, nel senso che questo fa pensare, cioè, non è quello il peccato originale, no, sono dimenticati che c'è stato un peccato originale. Sì, sono dimenticati che l'uomo non può bastare a se stesso. Se vuoi così, la mia è un'interpretazione in questo senso molto laica, cioè io vado a grattare dentro questi temi da regista, cioè so che comunque sono la nostra mitologia, per quanto uno possa volere o non voler essere cattolico, cristiano, con tutte queste cose qui, però è la nostra mitologia. Infatti, quando racconto. Assolutamente. È la nostra. È ciò su cui abbiamo creato la nostra cultura. Infatti, quando ne parlo agli attori, vale di più questa storia, queste storie di analogie con dei temi evangelici o biblici. Per quanto riguarda Jon Foss, all'improvviso tutto il testo si apre e si spiega. Però è un Dio spietato, un Dio che non perdona. Alla fine. Le persone che avevano scommesso tutta la loro vita nell'idillio, l'idea di idillio, si trovano sole come nessuno. Perché avevano scommesso solamente, evidentemente, sulle proprie forze, in questo senso. Mi permetto di dire che non è il Dio che è spietato, ma è l'uomo che si è illuso vanamente. A me piace Jon Foss perché c'è sia la tua posizione che la mia. A questo punto una peripeteia, come si diceva nella tragedia greca, cioè un ribaltamento completo, anzi vi faccio fare, perché ritorniamo al 2004, certo, che vi ricorderà, cara professoressa, questo testo, questo spettacolo, insomma, che ha fatto molto parlare. Tra l'altro ha avuto, se non sbaglio, il premio UBU e tu hai avuto il premio Olimpici del Teatro come miglior attore, miglior attrice protagonista. E ci porta nel 2004 e niente, tutt'altra ambientazione, ci troviamo nella Russia di fine comunismo, se non ricordo male, ambientato tipo una perestroica, no? Sì. Un piccolissimo filmato anche qui, qualche estratto emotivo di quello spettacolo, poi ne parliamo un attimo. 7 rughe di meno, sicuro. Io non c'ero in scena, non le vedo le mie. Io sì. Fuori, immediatamente fuori! No, noi non ce ne andremo, professoressa! Cara professoressa... Basta! Io non capisco se sei cinici o più imbecille. Io vi consiglio... pensare bene a quello che state facendo e di andare nella scuola. Prima che sia troppo tardi. Signora, lo sa qual è la differenza che c'è tra lei e noi? Lei ha lottato tutta la vita per sopravvivere. Noi invece vogliamo vivere bene. Non possiamo fare altro che fingere con voi. Hai facoltà di fingerti attivista del Komsomol per avere un buon giudizio. Hai gli esami di fingerti intelligentissimo per avere mezzo voto in più. E se quel mezzo voto ti manca e ti buttano fuori, allora ti devi fingere pazzo per farti esonerare dall'esercito. Gli innovator! Hanno già imparato a giustificare le loro porcate con l'imperfezione del mondo. Tu che ci dici? Te lo ricordi il passo in cui solo pane vive l'uomo? Con i parassiti schifosi! Vi siete adattati a succhiare il sangue senza farvene accorgere, i vostri desideri sono più elementari di quelli di un pitecantropo! La pappa più dolce, la pelle più calda, fuori da casa mia, bestie! Andate a pensare